Non c'era bisogno che il cavaliere ce lo ricordasse, l'agnello per Pasqua fa sempre discutere, rispetto della tradizione o per gli animali? Di fatto è così, la tenerezza di questo animale divide tavole e coscienze ogni anno. Secondo la Coldiretti, un toscano su due, e Arezzo non fa differenza, porterà l'agnello nella tavola di Pasqua. Noi ne abbiamo parlato anche nella nostra trasmissione Nero su Bianco, mettendo a confronto proprio la Coldiretti con il mondo dei vegani. La mia opinione è che stia cambiando, neanche troppo lentamente, la situazione, perché molte persone che vengono da me al ristorante non sono assolutamente vegani o vegetariani, vengono onnivori, persone qualsiasi, normali, aretini di qualsiasi scelta alimentare, diciamo, e molti mi dicono che stanno rifiutando il consumo di carne di agnello per il giorno di Pasqua, perché comunque sia l'agnello viene macellato a 22 giorni dalla nascita, è una cosa abbastanza truculenta se ci pensiamo, e molti esprimono la loro opinione contraria al consumo di carne d'agnello. Mi spiace che a volte i messaggi, non è questo ovviamente il caso, ma anche da alcune parti politiche vengano tirati fuori alla vigilia di Pasqua sostanzialmente, come se uno diventasse vegano oppure diventasse animalista 3 giorni prima della Pasqua. E questo mi dispiace perché c'è molta demagogia, ci leggo, rispetto a coloro che possono avere opinioni diverse, che hanno abitudini alimentari diverse, ma teniamo conto che se si vuol bene agli animali bisogna che qualcuno li allevi e li faccia nascere, poi si può discutere se si ammazzano prima o dopo, ma gli animali non è che nascono e vivono da soli, insomma hanno bisogno dell'uomo, e è un'attività di impresa che non solo dà lavoro, ma che consente anche di mantenere dei paesaggi, dei territori nelle nostre zone, anche soprattutto colline marginali, che fanno poi della Toscana anche e di Arezzo un luogo di turismo invidiato da tutti. Insomma, il dilemma è complicato e di sicuro ce lo ritroveremo lì, pronto ad aspettarci per la prossima Pasqua. No, non mangio l'agnello. Come mai? Ma solamente perché non è una carne che a me piace. Quindi per gusto personale? Sì, anche per gusto personale, poi non lo trovo fondamentale adesso mangiarla proprio per Pasqua, ecco. No, sicuramente, guarda, perché non si ammazzano i cuccioli. Non credo, ma per una questione di perché l'abbiamo poi deciso in casa. E poi pensandoci bene, anche se sono legata alle tradizioni, francamente pensare che tutti questi agnellini vengono uccisi non fa piacere. A parte la carne ne mangio poca, sono più erbivoro, diciamo, mangio quello che mangia l'agnello, ma l'agnello non mi piace. No, non lo mangio anche per rispetto, ecco. Perché io non ammazzerei nemmeno un moscerino, figuriamoci un agnellino.